Le divisioni da me prospettate sono arbitrarie. Di fatto non esistono gradini in questa corte. Ognuna di queste divisioni deve essere abbordata e messa in azione contemporaneamente. Si tratta di un allenamento simultaneo che non è diviso in tappe, come ho dovuto dire per rendere la mia spiegazione chiara. Ho chiamato queste divisioni purificazione, controllo del pensiero, alchimia spirituale ed infine sulla soglia. Ciò non significa che ognuna di queste divisioni debba essere presa separatamente, perché tutte queste cose debbono essere fatte ad uno stesso tempo. E l'anima che passa le sue vite nella corte esterna è occupata in tutto questo lavoro per tutto il tempo che colà deve passare. Questi sono i compiti che essa deve aver imparato a compiere, almeno parzialmente, prima di osare di avvicinarsi alla porta del tempio. E se ora io li esamino uno per uno, è per renderli più facilmente comprensibili. Così pure, nella descrizione di ognuno di questi gradini, deve essere inteso che non occorre che abbia lo spirito raggiunto la perfezione in nessuno di essi, prima di arrivare alla porta della prima iniziazione, ma occorre solo che esso vi sia almeno parzialmente riuscito, che abbia ottenuto un qualsiasi successo, che abbia compreso il suo lavoro e lo compia con diligenza. Quando questo lavoro sarà perfetto, esso sarà già penetrato nel Santo dei Santi. Dunque, la purificazione fa parte del suo lavoro. Autopurificazione, purificazione della parte più bassa della sua natura, finché ogni parte di essa vibri perfettamente in armonia con quelle più alte, finché tutto ciò che appartiene alla parte temporanea dell'uomo sia puro, a quella parte che noi chiamiamo la personalità, che non è l'individuo permanente, ma solo l'insieme delle qualità e delle caratteristiche che questo individuo raccoglie attorno a sé durante il corso di ognuna delle sue molteplici vite. Tutte le qualità esterne e gli attributi che avviluppano lo spirito. Tutti questi vestiti coi quali egli si abbiglia e che sovente trasporta con sé vita dopo vita, tutto ciò che riprende quando ritorna ad incarnarsi, tutto ciò che costruisce durante l'incarnazione, tutto ciò che l'individualità permanente raccoglie attorno a sé durante la vita terrena e dal quale estrae l'essenza per trasfonderla nel suo io eterno e in via di crescita. Una frase che simbolizza molto bene la posizione dello spirito al momento in cui deliberatamente entra nella corte esterna e vede il lavoro che lo attende, una frase che molto bene descrive il suo atteggiamento, è quella adoperata ultimamente da Mr. Alfred Percy Sinnett. È quella di fedeltà al sé superiore. Espressione utile, se ben compresa. Essa significa la decisione cosciente di scartare tutto ciò che è temporaneo e che appartiene alla personalità inferiore. Significa che ognuna delle vite vissute in questo mondo deve essere dedicata all'unico scopo di raccogliere materiale utile da poter tramandare al sé superiore, il quale vive e prospera indipendentemente da quanto è raccolto da quello inferiore. Significa che il sé inferiore, rendendosi conto di essere essenzialmente uno con quello superiore e considerandosi un temporaneo agente raccoglitore di quanto il sé superiore permanente abbia sogni, prende la determinazione di spendere tutta la sua vita qua giù in quel servizio e di far consistere lo scopo della vita unicamente nella raccolta di materiale che sarà poi trasmesso al sé superiore, vera essenza dell'uomo, onde metterlo in grado di costruire la sua sempre crescente individualità
tanto al di sopra della personalità di una sola vita. La fedeltà al sé superiore significa, da parte dell'inferiore, il riconoscimento di questo servizio e la dedizione della propria vita non più a se stesso, ma al servizio di ciò che è durevole, così che tutta la vita nella corte esterna deve essere di completa obbedienza al sé superiore e tutto il lavoro fatto dalla corte esterna deve essere a lui dedicato, poiché esso è ora riconosciuto come il vero sé durevole attraverso l'età, la cui vita deve essere consolidata sempre più pienamente dal servizio spontaneo e leale del messaggero da lui mandato nel mondo esterno. Questo lavoro, che talvolta nelle grandi scritture del mondo viene chiamato il primo passo preliminare nella ricerca della propria anima, immagino sia ora già stato fatto dallo spirito che stiamo seguendo. Ricorderete certamente di aver letto in una delle maggiori Upanishad che se un uomo vuole cercare la propria anima, la prima cosa che deve fare è di cessare dal commettere cattive azioni. Ma ciò, suppongo, egli abbia già fatto prima ancora di entrare nella corte esterna, poiché coloro che vi entrano non vanno più soggetti alle comuni tentazioni della vita terrena, essi le hanno superate, e quando ritornano nella incarnazione che si deve svolgere entro la corte esterna, perlomeno si saranno allontanati dalle vie del male e avranno cessato di commettere con piacere cattive azioni. Se per caso essi ricadranno in tali tentazioni, ciò sarà per un momentaneo fallo, subito corretto. La loro coscienza si rifiuterà di fare del male quando vedrà il bene davanti a sé. E sebbene la coscienza possa talvolta aver sbagliato nella sua scelta, benché essa, non ancora perfetta nella sua esperienza, possa talvolta aver scelto male prima di entrare nella corte esterna e anche dopo esservi entrata, pure il suo ardente desiderio è di scegliere il bene. Il sé inferiore giammai vorrebbe agire deliberatamente contro questa voce, poiché se lo facesse significherebbe che non solo non è ancora entrato nella corte esterna, ma che neppure si trova pronto ad entrarvi. Le anime che colà hanno avuto accesso cercano perlomeno di comportarsi bene e sono liete di ubbidire alla voce che le spinge a questa scelta. Esse vengono al mondo avendo al loro attivo tutta l'ascesa precedente e con la ben definita volontà di salire ancora più in alto.